Salve a tutti, vediamo come superare la missione Bonkabon Round Bonus. Se avete questa, sicuramente avrete già completato l'altra. Di novità c'è che non bisogna colpire lui, ma solo all'ultimo round. Che la macchina si può guastare, bisogna inserire i cavi nell'ordine corretto, ma a me non è mai capitato, quindi non lo so. E gli occhi vanno ignorati. Sempre all'ultimo round verranno fuori. I primi due round sono classici. Quindi iniziamo. E come precedentemente, evitiamo semplicemente gli omini bianchi e colpiamo tutto il resto. Senza troppa fretta, tanto non è difficile. E qui ci siamo. Come ho detto anche nell'altro video, prima di fare inizio fate una prova di colpire anche quelli più lontani, per evitare che andate fuori dai vostri confini e spacchiate qualcosa. Quindi assicuratevi di avere agio nel movimento. Purtroppo è difficile avere tanto spazio per il war. Ok, ci siamo. Adesso arrivano le sorelline, che come nell'altro round vanno colpite 3 volte. Bisogna stare fisso su di loro, perché se è game over se aspettiamo troppo. Quindi 1, 2 e 3. E inizia il round. Quindi non solo non appena sentiamo ridere ci guardiamo intorno, ma guardiamoci intorno sempre e comunque, perché a volte ci sfugge. E sempre concentriamoci su di loro, poiché per il punteggio non è un gran problema. Ok, quindi subito addosso alle sorelline. Eccola. Ok. E ci siamo. Ok, e adesso c'è il famoso round finale. Qui bisogna stare attenti anche a come si chiama, non me lo ricordo più. Comunque, esce fuori e sta fermo ed è magro. Quindi ve ne rendete conto da quello. Ok. Quindi tutto come prima, subito sulle sorelline, che ce ne saranno anche di più. Evitate gli occhi. Eccola lì, eccola un'altra in basso, subito addosso. Ok. Ci siamo, non era il round finale questo in realtà, ce n'è un altro, cioè il round bonus. E qui c'è anche quello da evitare. Ok, ci siamo, quindi qui attenzione, non va assolutamente colpito. Non vanifichiamo tutti gli sforzi. Non viene neanche menzionato, eccolo lì, vedete? È quello lì fermo, rimarrà lì, non va mai colpito, piuttosto non colpite niente nelle sue vicinanze, se rischiate di colpirlo, tanto non c'è bisogno. Ok. La cosa bella è che non ci sono sorelline qui, come potete vedere. Ed ecco fatto. Round completato. E abbiamo vinto, quindi io non so bene la storia della macchina che si guasta con i cavi, come funziona, però non mi è mai capitato, semplicemente. Però c'è scritto di metterli in ordine corretto. Comunque, abbiamo vinto. Un saluto.